alla prima giornata, cioè domenica scorsa, ha pareggiato in casa con la San Benedettese. 74, azione d'attacco del Bologna, intanto rovesciata in liberatoria di Innocenti, riporta in avanti la palla Guidolin al limite, il tiro cross pericolosissimo di Gip, ecco il fischio del signor Paparesta, la palla che filtra in aria, Sanzi Neri colpisce e arriva poi sulla destra Marocchi. Gran tiro, bloccato sulla strada Maranto, la battuta di Neri, molto tesa, ha portato un calcio di punizione simile al gol del provvisorio vantaggio domenica scorsa a Pistoia, poi la conclusione di Butti manda la palla alla destra di Boschini. Punizione per l'Arezzo, che ha così la possibilità di riportarsi in avanti. L'iniziativa del giocatore Maranto è insistente in questa prima parte dell'incontro. Butti esce vincente da un dribbling stretto, il suo cross viene raccolto da Traini, la bella rovesciata manda la palla, può così battere il calcio d'angolo, la palla era andata al di là della linea di fondo campo, colpisce Neri e poi c'è una gran parata di Boschin sul colpo di... il rinvio di Mangoni, c'è il colpo di testa poi di Turone, la palla raccolta da Neri, pronta la sua apertura verso Butti che trova spazio sulla sinistra, Butti riesce ad anticipare. Riprende il gioco tra Arezzo e Bologna. Vediamo in campo nella squadra Amaranto fin dal primo minuto del secondo tempo il numero 15 Frigerio. Intanto l'attacco di Traini, Innocenti di testa, Guidolin pronta l'apertura per Gibellini sul quale c'è l'anticipo di Zanin e per spostamenti. Bella la girata di Traini, davvero bella, acrobatica a terra. Palla perduta, recuperata da Guidolin sulla sinistra, poi da Zanin. Gibellini, fra Pampina sulla fascia sinistra sempre si gioca. Guidolin, al centro c'è Gibellini, c'è anche De Ponti. La rovesciata di De Ponti manda la palla in gol. Il Bologna è in vantaggio per questa prodezza individuale del numero 16 e abbiamo più volte sottolineato come il Bologna sia composto da molte individualità capaci di esprimere in favore della squadra di Paolo Carosi. Turone colpisce di testa, sclosa anche lui, mette in fallo laterale, eccolo l'Arezzo riportarsi in avanti, si libera Neri sulla fascia destra, riesce a fare il cross, Zanin ha messo fuori, grande occasione per l'Arezzo, il cross ad arretrare di Neri, davvero bello, Zanin che si è portato in avanti dopo aver... riceve Paris sulla destra, ecco il suo cross, colpisce Gibellini e c'è la grande parata di Pellicanò, il poggia verso Zanin che scatta appoggiando verso Neri, il pronto cross per Traini, la battuta di Malisan, di Botteghi scusate, deviata in angolo per l'Arezzo, ancora Castronara alla battuta, Botteghi lancia in verticale per Traini che colpisce intelligentemente con la nuca ma non si fa sorprendere Boschin. Botteghi alla bandierina, esce ancora Boschin e svetta su tutti, poi ci sono, c'è stato un calcio addirittura, abbiamo visto un calcio a gioco fermo di un giocatore bolognese, vediamo l'arbitro che cosa deciderà, è Fabbri ed è l'espulsione mi pare ineccepibile, a gioco fermo Fabbri riceve in posizione di fuorigioco, intendeva proseguire l'azione sempre per guadagnare tempo il giocatore rossoblù e arriva intanto il fischio di chiusura dell'incontro, il Bologna è espugnato il terreno del comunale aretino vincendo per una rete a zero, una rete realizzata da De Ponti con una bella acrobazia, una prodezza individuale che ha sorpreso tutti, compresi gli spettatori, perché in quel momento per la verità l'Arezzo stava giostrando perlomeno alla pari con il Bologna, anzi nel primo tempo erano state quasi tutte dell'Arezzo le iniziative,
poi vediamo intanto un abbraccio fra Paris e Angelillo. Qualche, nel corso della partita vi ho già detto che Paris ha giocato nel Brescia una stagione 75-76, proprio nella stagione in cui mister Angelillo allenava le rondinelle. Vi dicevo che l'Arezzo nel primo tempo ha avuto anche maggiori iniziative, poi c'è stata la prodezza di De Ponti che ha sbloccato il risultato. Da quel momento l'Arezzo ha cercato di riequilibrare il risultato, non riuscendovi per il gioco strettissimamente difensivo del Bologna. Cade così il comunale dopo 2 anni e 2 mesi. L'ultima volta l'Arezzo era stato sconfitto in casa alla quarta giornata del campionato 80-81 ed era stato 2-0 per il Francavilla. Su queste immagini, amici sportivi, vi diamo la nostra buonasera.